secchiette di plastica, salatiere di plastica, lacrime di capelli. Farà un nuovo corso agli eventi, sia all'interno del paese che in politica estera. L'attivo intervento governativo, di cui è tipico esempio il vasto progetto di sistemazione idrogeologica della valle del Tennessee, introduce correttivi nel sistema capitalistico. Nel contempo la politica è avvenuta decisamente contro nessuno. Chi doveva venire? New Order, il nuovo ordine del nato civile. L'America si muove ora nel quadro di una rinnovata fiducia, di cui si fa eco la famosa frase di Roosevelt: "The only thing we have to fear is fear the only thing." Cioè, l'unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la paura stessa. Ah, posso capire, la paura, la paura. È questo. Gli Stati Uniti riaffermano i fondamentali principi di libertà. Freedom of speech. Freedom of speech. E questo che cosa è? Un scopo in duce. Ah, un canuscio. Freedom from. E chi l'ha portato? Mi ha stato regalato da Cesare. Ah, Cesaretto dai miei coglioni! Quando che non ci sto io in questa casa, gli uomini non ci devono da entrare, hai capito? E certamente. Gli facevo dici dalla camarera, la signora è uscita. Ah, se ti ha fatto un regalo, vuol dire che pure tu ci hai regalato un qualche cosa. Questo è matto! Che ci dovevo regalare? Non so per cenenne che studi e non sa mamma. È quella più troia di te. Lassami. Che ci hai regalato? Lassami. Che ci hai regalato? Ma vuoi lasciare, eh? Che come ti muove, te scanna. Sei pigliato il coltello, eh? Muovete, muovete. Sì, che paura che mi fai. Muovete. No, e chi si muove? Dai, Mati, dacci una stampata in dare con lui. Accendono l'occhio, quello buono. Ha subito della vecchia puttana paralitica. Siete testimoni, che mi voleva uccidere. In galera, domanda. Buongiorno a tutti. Ah, papà, giusto a voi cercavo per... Tu, al cuore. Ma che io ho fatto? Ma Jason! Ma sei incazzato? Non va, Biato, sono cose che passano. Senti, da papà, mi sarebbe capitata l'occasione. Con 300.000 lire potrei aprire una barberia di lusso. Proprio qua, sul via Luna. Sbrigamo, sarebbe tanto sangue, poraccia. No, sappi! Strellate, che strellate! Sbrigate! No, quattro ciovette del malaugurio. Soltanto 300.000 lire. Che ne dici? E lo tieno le 300.000 lire. Eh no, pensavo che fosse lui. Sì, e chi te conosce? Hai fatto il soldato con me, sei amico mio. No, e allora? Ma papà, ma io vi ridò tanto al mese. Tu non mi devi ridare niente perché tanto io ho dato niente. Ma non basta che ti sono messo al mondo? Ti devo fare pure la posizione? Vai bene, figlietto mio, a non darci niente di niente. Nothing. Cow-town. Ma papà, io lo dico pure per voi, tanto qui i soldi ve li frega. Qui ve vanno tutti male, a cominciare da mamma. E fai una cosa, voglio mamma pure tu, che è meglio. Errare allo stato grado. Tanto qui i soldi non ve li godete mica, sa? O ve li rubano o ve li spendete in medicine. Eppure se mi dovessero da servire solo per il funerale, io non ti do una lira né a te né a nessuno. Né a nessuno. E chi è? A me mi pare chi è? Claire, in English, chiaro si dice Claire. Ma vedete, non lo mamma mia. Ma che io vado fatta, mamma mia? Ma io mi ammazzo, sa? Ma avete rovinato, mamma mia? Statta accorto che ti puoi far male. Aiuto. 300.000 lire, 300.000 calci in culo ti do. Rottar, tu normale sì. Rottar. Ritorno alla normalità, che è sinonimo di laissez-faire e di non intervento del governo nell'economia. Milione o mi,
Intanto, sull'onda del ritrovato... Questo è l'occhio mio. Si muove il sindacato del crimine. Aspetta, da sorca io moro. Per pigliarsi la casa mia, i soldi miei. Controllano le schiere di bootleggers. I contrabbandieri di bevande alcoliche. Nel 1929 l'America sembrerà damned to collapse. La nota fondamentale degli anni successivi sarà la del nuovo programma politico. Ma, e che è successo? Che è successo? Io posso arrivare. New Deal. Buongiorno a voi. Buongiorno. Guardate che bello oggettino che vi ho portato stamattina. Orologio con angioletto. Andate a centro a comprarlo, che ci vanno almeno 100.000 lire, più l'autobus. Ma tu la rubate e sei venuto a piedi. Vabbè, vabbè, quanto mi date? $50. Ma ho zero, non te lo vedi? Sa 5.000 prendi o lasci? E prendo, ma mica è giusto, fate sempre così voi due, a ladri. Oh, avevi detto 5.000. E 400 per l'unità, siamo a posto. Tieni, dammi il pacchetto di sigarette. A quest'ora? Eh sì, ma sono un tertacco, ma tocca andare a casa a cambiarmi le scarpe. Ciao. Ciao. Ma dove vai con sto succio? Raccoglieva i fiori per farli seccare, ecco che già a centinaia ne crescevano di nuovo. Allora la bambina decise una cosa molto bella e molto nuova. Decise di costruirsi una casa con tutti i fiori del suo giardino e giocarci. Pianta la Romolo! Plinio, sei te! Certamente. Sei Domizio! Sto andando! Ah beh, meno male! Fosse mai lì. Ma tutto questo incanto durò poco. Anando, ma che sta a fare? Indovina un po'. Ecco, indovinato. Adesso piantala, eh. Via lontano. Ogni casa ha la sua storia. L'unica storia. Ma te vuoi sto? Fermo. È quella della casa del vento. Perché non si sa dove sta. No. Secondo me il vento non ha casa. Un giorno sta qui e un giorno sta là. Thank you.
Che? Ah, una zoccola. Te vesti da donna e te comporti da uomo. Tutto matto. Ma che vuoi fare? Oh, Anando, ma che hai cambiato sesso? No, piantala, che mi viene da ride. La gente che passava per il cinema deve essere bellissimo avere una casa tutta di fiori e giocarti dentro. Deve essere una casa allegra e divertente. Ricchione stravestito e marchettare. Ma state zitto. Che è meglio, va, va. La taffatando il culo. Ciao, ma. Culo aperto. Io c'è già scritto buono che non ci stavo commissario. Quando mi conosce a me. Sono su stanno a volta da piaglio già. Ci ho faccio a re. Già fanno un regalo che sono ricordato fino a quando caldo. Ciao. Ciao. E cosa hai fatto? Ecco il faticatore del lupino. Le strade di casa non se la perdono mai. Ciao, Don Mattì. Ciao. Vetti, su. Ciao, amore mio. Ciao, ma... Sei che santa. Famiglia! Povera, povera. Ma Giulia, come stai? Che bel macchinone, mi pare una persona seria. Chi è? Ah, Gastone.